polizia, deve venire con noi. Arrivo. Gemma mia, quante volte te lo devo dire? È vivo. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, vergine, che adesso che ci dite per noi. Vitalia. Commissario, buongiorno. Non so perché mi hanno portato qui. Tutto a posto. Non posso sapere perché sono qui. Buongiorno, signor Buscetta. Buongiorno. Ma che magari pensate che c'entro io questa storia? Allora voglio parlare con l'avvocato. Capo film americano, ti sei visto. A proposito del cinema italiano, ecco la nostra prima selezione dei film italiani da non perdere nel 2016. Il primo titolo è Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, che si è già aggiudicato l'Orso d'Oro alla Berlinale di quest'anno. Un altro film italiano che ha trionfato alla Berlinale è un documentario girato nel corso di un anno e mezzo a Lampedusa, che parla dell'immigrazione, ma soprattutto è dedicato a coloro che non sono mai arrivati sull'isola e alla gente che da anni apre il suo cuore e aiuta chi arriva. Da non perdere il primo vero cinecomic moderno mai girato in Italia. Lo chiamavano Gigrobot, presentato alla Festa del Cinema di Roma e poi anche a Luca Comics and Games. L'opera prima di Gabriele Mainetti è una perfetta origin story di un supereroe tra il plausibile e il totalmente fantastico, ambientato in una Roma credibilissima e metropolitana. Un altro genere abbastanza nuovo al recente cinema italiano è un film di corse automobilistiche. Quest'anno arriva nelle sale Veloce come il vento, diretto da Matteo Rovere e con Stefano Accorsi come coprotagonista. Beh, voi direte che non sarà sicuramente all'altezza di Fast and Furious e che il genere è un po' riservato alle produzioni americane. Però le prime immagini sembrano confermare il contrario e lasciano una scintilla di speranza, dai. Per quanto invece riguarda la tradizionale commedia italiana, dopo Benvenuti al Sud e al Nord, torna Luca Miniero con Non c'è più religione, con Claudio Bisio. Questa volta si parlerà appunto di religione e il film sarà ambientato in una piccola isola del Mediterraneo. La causa delle controversie tra le diverse comunità religiose è l'allestimento del presepe in occasione del Natale. Non trovando un bambino adatto a rivestire il ruolo del piccolo Gesù, la comunità cattolica si troverà costretta a chiedere aiuto a musulmani e buddisti, con esiti imprevisti. Tieni, pure la rima. Allora, che dite? Vi ispirano questi film? Fatemi sapere quali vorreste vedere e noi ci rivediamo prestissimo con altri video e novità. Ciao!